Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Pensiamo ad una donna, simbolo dell'indipendenza e della femminilità. Pensiamo ad una donna che ha avuto davvero tante difficoltà nella vita, ma che è riuscita sempre a superarle e a trarne anche beneficio sotto certi punti di vista. Una donna che è riuscita a vivere, nonostante tutto, la propria vita con un pizzico di leggerezza e un po' di eccentricità. Una donna davvero unica. Pensiamo ad una donna che rispecchi tutte queste caratteristiche. Una delle più importanti sicuramente è Frida Kahlo. E proprio memore di tutte queste caratteristiche abbiamo pensato di dare un nome, vale a dire il Frida, ad un filato che potesse essere molto forte, molto resistente, ma allo stesso tempo anche leggero, unico e inimitabile. Conoscete già il Frida sfumato, ma quest'oggi vi presenteremo la versione in tinta unita. Analizziamola nel dettaglio. Eccolo qui, analizziamolo allora nel dettaglio, questo Frida, composto per il 50% cotone e 50% acrilico, che si presenta così in sofficissimi gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 170 metri, eccolo qui nel dettaglio, per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 3,5-4,5 oppure dei ferri 4-5. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo di lavare la vostra creazione a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Sconsigliamo poi l'asciugatrice e quindi, come al solito, consigliamo invece di riporre la vostra creazione lontana da fonti di calore eccessive, sempre in una posizione piana. È possibile stirare questa creazione ad una temperatura che non superi i 110 gradi, non è possibile candeggiare, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Ma adesso analizziamo nel dettaglio sia la struttura di questo filato che, come potete vedere, ha davvero una particolare tecnica di torsione che infatti è riuscita a dare volume al filato ed è visibile anche dal gomitolo stesso senza però appesantirlo, e questo proprio grazie al peso specifico che è davvero molto molto basso. Ma vediamo invece quelli che sono i colori che presenta il nostro Frida in tinta unita. La variante di colore che abbiamo visionato finora è questa, che è Terra di Siena. Questa invece è la variante Avio. Questa invece è la variante Blue Navy. Questa invece è la variante Lampone. Questa invece è la variante Lime. Senz'altro, per chi vuole una creazione alla moda quest'estate, questa variante è quella giusta. Ben più decisa invece è la variante Lilla. Vediamo adesso invece un classico nero. E parlando di classici, analizziamo invece adesso il colore bianco. Questa invece è la variante Sole. Andiamo invece adesso verso qualcosa di più pastello, che è la variante Rosa. E concludiamo con gli ultimi due colori, il Duna e il Salvia. Tante sono le varianti di colore, tante quindi sono le creazioni che potrete appunto ideare. Che sia un golfino, che sia un maglioncino, un top, una gonna o perché no un vestito, la creazione che potrete indossare vi renderà davvero uniche, anche perché l'aspetto, grazie alla composizione e allo stesso tempo anche la struttura di questo filato, vi consentirà di realizzare delle creazioni voluminose ma allo stesso tempo davvero molto leggere. E avete già avuto modo in passato di apprezzare il Frida sfumato e tante volte ci avete chiesto il Frida in tinta unita, e come sapete Tessiland cerca sempre di accontentarvi. Quest'oggi l'ho fatto proprio con il filato che abbiamo appena visto, un filato che siamo certi diventerà un must della collezione Tessiland. È un filato 100% made in Italy, quindi garanzia di qualità, sinonimo di cura del processo produttivo. Insomma,
Made in Italy, qualcosa che rappresenti davvero il nostro modo di vivere e il nostro modo di lavorare. E come sempre il meglio, come d'altronde Tessiland cerca sempre di garantire alle proprie clienti. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, su tutte le nostre idee creative, edizioni straordinarie, edizioni di ogni genere, articoli di ogni genere, chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!